Avanti, indietro. Okay. Sì, no, vi spiego chi sono io. Io sono l'amministratore delegato dell'Intermonte, che per gli addetti ai lavori lo sanno tutti chi è. Noi siamo la prima SIM italiana, per cui non sono un grande macroeconomista, ho apprezzato molto gli interventi precedenti, cioè di ampio spessore. Io sono un po' un animale di mercato, io vedo i flussi che. Parlo con gli investitori, noi abbiamo l'ufficio a New York, a Londra, vediamo insomma quello che la reazione sui mercati e come si muovono un po' i mercati. Per cui farò un intervento magari un pelo più così sanguigno. Ecco, per quanto riguarda, ecco, dei numeri macroeconomici, questi qui sono uno dei grafici più preoccupanti che mi hanno fatto vedere un cliente molto simpatico. Il debito totale americano va indietro 100 anni, insomma. La deflazione è un problema, cioè, diciamo sempre il problema di causa e effetto, come ha fatto a crescere l'economia così tanto? Queste sono le risposte, non è che ci voglia l'algebra a capire questa roba qua. Il debito sul PIL è il doppio di quanto era nel 29, quando bisogna ripagare i debiti nel PIL, c'è cioè il precipizio. Io ho visto economisti che teorizzano che il PIL americano si contrae del 10%, chi del 2, chi del 3, chi del 5, però diciamo per me io applico alla macroeconomia le regole del buon senso e della microeconomia. È chiaro che se uno con un budget familiare limitato si è comprato la Porsche, latte, con un insieme di cose, al momento che gli tolgono i rubinetti del credito, cioè, deve vendere queste cose anche a metà prezzo e va in quaresima per 5-10 anni e tanti saluti. Per cui le tesi deflazionistiche di Fugnoli mi trovano abbastanza d'accordo, perché il rientro dal debito, quando la frittata si gira, è terrificante. Allora, questo è successo sui mercati finanziari. Allora, se voi avete seguito il fenomeno degli hedge funds, che è la punta dell'iceberg del debito, ma ce ne sono a tutti i livelli, gli hedge funds sono stati il fenomeno classico dove con una lira si è comprato per 100 sfruttando immagini di guadagno. Il problema è che la frittata si è girata, lasciamo perdere perché i subprime, non ha importanza, cioè quando si girano queste cose qui ci sono 100.000 cause, è già successo. La Lehman Brothers è saltata per un buco, mi dicono, da 300 miliardi, cioè un buco pazzesco, perché se aveva 600 miliardi di attivi, come ha fatto a perdere 300, è perché con 50 o 60 miliardi di attivo speculavano per non sa neanche quanto, tanto i numeri non li sanno ancora. E questa è una banca, moltiplicatelo a livello di sistema, io dirò ancora una cosa più forte, perché non mi comprerei titoli bancari neanche morto per il prossimo anno o due? Perché le banche sono state dei grossissimi hedge funds, loro stesse, banche conosciute. A me, nella mia carriera, se uno mi avesse detto che saltava la Citibank, non ci credevo. Cioè la Citibank è saltata, 3,3 miliardi di attivo è sostanzialmente saltata. Questo qui è diciamo, questo fenomeno moltiplicato a livello di sistema. Cioè, potrei andare avanti, ma insomma, noi siamo ancora a un terzo, a metà del guado, cioè. Questi famosi hedge funds sono alcuni che insieme a banche e a tutti gli altri hanno speculato negli ultimi, diciamo, 5-10 anni a leva in maniera spettacolare. Il problema è che il rientro è mica ancora finito, anzi secondo me è solo un terzo. Cioè i famosi hedge funds, sì, hanno venduto, non hanno venduto, tutti sui mercati, quanto hanno venduto, c'hanno ancora da vendere. Ecco, il problema è che molti non riescono, uno, a rifarsi dare indietro i titoli dalla Lehman Brothers, magari a qualcuno è sfuggito, ma i titoli che molti avevano alla Lehman Brothers, mica ancora li hanno ridati. Allora, se uno ha dei soldi in un hedge fund che aveva i soldi depositati alla Lehman Brothers, questo ha detto, caro cliente, intanto te li metto lì, tu sappi che quando forse me li ridanno, magari io li vendo e forse ti do i soldi. Sono un sacco di fondi che hanno bloccato i riscatti, è uscita una legge del governo Berlusconi, che è stato nel decreto l'altro giorno, tra le altre cose, tasse sulle pay TV, cose furbe, ci hanno pure infilato un'altra legge che ha detto che i riscatti nei funds of funds, cioè una cosa che aiuta il sociale, quelli sono stati bloccati, cioè hanno detto che uno li può dare tra 6 mesi, no? Cioè, devo ancora scoprire come hanno fatto a infilarcela lì dentro questo balzello, scommetto che è sfuggito a tutti voi, ma questo qui è parte, una piccola goccia nell'iceberg globale dei soldi che non tornano. Per cui la storia della leva sui mercati
è un problema pazzesco. Poi l'altro problema generato è che sono nei prossimi 2 anni tipo 2.000 miliardi di dollari, 1.500 di euro da rifinanziare in obbligazioni, perché tutti sono chiesti, ma queste emissioni di obbligazioni, cioè, chi le pigliava? È un meccanismo della catena di Sant'Antonio, che, cioè, Mendel a confronto secondo me era uno onesto, cioè, veramente, cioè, io li do a te, tu li dai a me, allora le banche prendevano a prestito e li davano alle banche stesse, al proprietario stesso delle banche, che a loro volta eccetera eccetera eccetera, cioè una banca rispettabilissima come Unicredito, cioè aveva 70 miliardi di obbligazioni, anzi secondo me c'è ancora i 65, finanziati con 3 miliardi di equity, 3 e 68 di debito, cioè un hedge fund, cioè l'Unicredito aveva un hedge fund dentro la banca. Dico, per cui, e questa è una banca rispettabile, la Lehman Brothers, non so cosa, però questo qui vi dà la dimensione del sistema, e la cosa non è mica ancora diventata. Qual è il problema? Sui mercati, che nel prossimo anno, 6 mesi, un anno e mezzo, si crea il problema del rifinanziamento di questa roba. Siccome gli hedge fund non ci sono più, i prop desk non c'è più i soldi da mettere perché le banche non li hanno più, il problema è che questa roba chi se la compra? Cioè, al di là dei problemi macroeconomici, cioè, chi se la compra questa roba? Allora, il fenomeno che si sta realizzando sui mercati, questa ve la risparmio, ecco, il fenomeno che si sta, anche le variabili macroeconomiche non ci interessano, vabbè, il fenomeno che si sta verificando sui mercati è che praticamente i compratori non ci sono. Allora, noi possiamo fare tutte le teorie che vogliamo, ma ci si intersecano 3 tipi di problemi. Non ci sono i compratori, perché le banche non gli danno più i soldi, c'è un sacco di roba ancora da vendere, non si sa chi se la compra, un sacco di obbligazioni da rifinanziare, aziendali, lasciate perdere i government, corporate, non si sa chi se le compra. Allora, siamo in un meccanismo dove se io devo investire in qualcosa, io so sicuramente 2 cose che non voglio comprare di sicuro. Poi voi che siete investitori di lungo periodo, chi più chi meno, però il mio time horizon ho capito che è i prossimi 6-12 mesi, perché tanto io rispetto le opinioni sia di Fugnoli che della Torres, secondo me sono vere possibilmente tutte, che ne so, io ho incontrato 5-6 anni fa il CEO della BP, il petrolio valeva 35 e loro avevano lo scenario di riferimento scritto nel marmo a 20-25, sono stato lì mezz'ora, io e altri due a dire, ma guarda che vale 35, no, capito, magari va su, no? No, cioè questi qui è stato in mezz'ora, lo stesso esperto che quando valeva 120 aveva alzato lo scenario di riferimento per la BP a 70-80 e sulla base di questo nuovo scenario ha investito paccati di soldi nella sua società. Allora, io dico, ho capito una cosa, anche gente super preparata non riesce nella maniera più assoluta a fare previsioni. Io non, cioè, le previsioni ormai, tanto uno ogni volta, mi ha detto il professore di stamattina, io me lo sono perso, ha azzeccato la previsione sul dollaro. Cioè, sì, magari la prossima la sbaglia, voglio dire, secondo me il mondo è talmente incasinato, talmente complesso, dei trend talmente, che io l'unica cosa che cerco di capire è cosa c'è nei prossimi 6-9 mesi, poi per il resto vedremo. Secondo me è probabile sia la iperinflazione che la deflazione, non lo so, semplicemente non lo so. L'unica cosa che so è quello che non voglio comprare, cioè io non comprerei un immobile per i prossimi 5 anni neanche a morire, perché gli immobili sono la punta dell'iceberg di questa mega bolla. La deflazione, secondo me, almeno per un anno o due ce la teniamo, poi forse c'è l'inflazione, ma intanto abbiamo deflazione sicura per i prossimi 12-18 mesi. Lo stock di invenduto è pazzesco, cioè in Italia ancora non abbiamo visto nulla, cioè non abbiamo visto saltare gli immobili, cioè chi ha gli immobili, chi ha prestato i soldi agli immobili, la ristrutturazione di questi debiti, le vendite di questa roba qui. Cioè, e questo è secondo, il costo del rifinanziamento, se voi vedete si sta aprendo il gap in maniera pazzesca tra il debito corporate e il debito governativo. Allora, se i prestiti alle imprese medio-piccole viaggiano al 10, 12, 14% con l'inflazione che va a zero, non c'è un'economia al mondo che può sopravvivere con un costo del denaro così. Le medio-piccole aziende chiudono, gli immobili non li compra più nessuno per 2, 3, 4 anni. Nelle ultime crisi, il 92-98, che era meglio di questa, sono scese il 35%. Io guardo i rendimenti, guardo il costo del refinancing, secondo me gli immobili dimezzano. Siccome le banche hanno prestato 40% dell'attivo, sono mutui, poi se vogliamo, questi qui sono due numeri così, io dico, io per me, prima che abbiamo accantonamenti, che
digeriscono tutto questo riflusso, ce ne passa, per cui una cosa che so dire per certo è che questo qui è il, se dico il professore stamattina bisogna comprare le azioni, il professore, il premio Nobel, che non c'era all'intervento di stamattina, comunque io non sono proprio d'accordo, perché il problema principale per cui un sacco di esperti negli ultimi mesi a rotazione hanno detto mo adesso le azioni sono scese abbastanza, prendo riferimento degli ultimi 6 anni, 3 anni, 5 anni, 18 anni, il price earning, qui è l'inverso del price earning rispetto ai tassi. Dove sono cascati tanti, e fortunatamente l'Intermonte quest'anno ci ha azzeccato, a dire di non comprare mai, è che l'inverso del price earning è il rendimento dell'azione rispetto al bond. Questo è il vero driver di tutti gli strategisti, e nessuno ci ha beccato. Perché? Molto semplice. Perché la bolla ha creato i margini aziendali più alti della storia, le aziende sono tutte a leva spettacolare, voi andate a vedere le capitalizzazioni in borsa, c'era tutto un sacco di debito, perché quando il debito costava poco il ROE aumentava un casino, più ci metto debito più aumenta il ROE. L'implosione, cioè il percorso inverso, porta alla riequitizzazione del sistema, le banche che trasformano il debito in equity, già successo, io l'ho visto 3 volte nella mia carriera, la Montedison, salto alla Montedison. Ce n'è una che finirà uguale, non vi dico qual è, ma ce n'è una che ha la stessa catena di debiti sotto i debiti e finirà uguale. Spero che il proprietario non si spari come Gardini, ma insomma i meccanismi sono cose già viste. In questo fenomeno cosa succede? Che il price earning sarà pure basso. Adesso noi sulle stime italiane abbiamo il price earning medio dell'Italia a 9, che dà un earnings yield dell'11%, cioè basso rispetto ai bonds, buonissimo. E il problema qual è? È che secondo me sono sbagliate le stime, cioè e noi siamo quelli più bassi degli altri, perché in questo meccanismo il sistema si avvita, soprattutto, cioè secondo me le materie prime perderanno un altro 30%, cioè tutto un meccanismo di implosione, e pertanto io delle azioni, le aziende medio-piccole, le small caps, non voglio neanche saperne, perché col costo del debito così, mercati all'esport che si schiantano, cioè siamo in uno scenario dove io l'unica cosa che mi viene in mente di comprare sono le obbligazioni, come ha detto Fugnoli, anche se sono rendimenti bassi, nel lungo termine la soluzione è l'inflazione, ma per un anno o due non ci scappa, per cui i governativi dormiamo tranquilli, però uno da investitore ragiona anche se al di fuori dei governativi ci sono anche delle ottime obbligazioni corporate in alcuni settori dove forse qualche rischio si può anche prendere. Perché se io compro un governativo che rende il 3%, se ho un corporate decente che scade tra un paio d'anni e rende il 10%, io faccio un conto che il corporate è safe e si apprezza, ma se quello che rende il 10 non fallisce, 10 più 10 fa 20, insomma. Per cui nel mio scenario di total return, la mia asset allocation ideale è per i prossimi 12-18 mesi io mi compro un giardinetto di obbligazioni, di un insieme di questi meccanismi, obbligazioni anche corporate, ragionevoli, con una molta attenzione insomma a rischio imprese, queste cose qua. Le azioni, gli immobili non ne voglio sapere, poi ne parleremo se mi invitate a un prossimo convegno tra 9 mesi, vi dirò se vedo lo scenario iperinflazione, cioè quando ci sarà l'inflazione le azioni saranno buone, ma per il momento, per i prossimi 6-12 mesi ne starei molto molto alla larga.